Smentisco Luciano, ma devo dire che abbiamo trovato sostanzialmente condivisibili gli obiettivi e la struttura complessiva. Gli obiettivi sono quelli sicuramente di una maggior governabilità e ci sembra che, diciamo, alcune posizioni del no ogni tanto invece ricordino alcune paure della prima Costituzione del 48, in cui in realtà ci fu molta resistenza per paura che il potere fosse ripreso forse non dai fascisti ma dai comunisti all'epoca. Ecco, quindi diciamo, non vorremmo ripetere alcune paure. Riteniamo che l'Italia sia un paese abbastanza maggiorenne, diciamo, da prendersi la responsabilità dei governi che verranno. Siamo persone molto diverse, con da provenienze geografiche diverse, chi è nato in Italia e chi è nato all'Oceano, con storie politiche diverse, chi ha votato centrodestra e chi ha votato molto a sinistra, con anche storie, diciamo, di tradizione familiare e religiosa diverse, con età molto diverse, ci sono anche ragazzi che hanno meno della metà dell'età. Riteniamo importante discutere, per questo che vogliamo che si creino dei comitati, forse ci sono anche dei volantini. E, diciamo, in ogni caso è importante che tutti capiscano cosa c'è scritto in questa riforma, la leggano, non si attengano agli slogan, non vogliamo slogan, non vogliamo neanche cavilli onestamente, perché vogliamo guardare gli obiettivi sostanziali e non vogliamo neanche contrapposizioni politiche, perché onestamente ci fa ridere l'idea di mandare a casa questo governo all'eventuale disfatta del referendum. Quindi vogliamo guardare in qualche modo al futuro in modo nuovo, non vogliamo stare per i prossimi 30 anni ancora a parlare della riforma costituzionale, vogliamo cercare di guardare un po' rosa e io ho portato della rossana che distribuirò ai relatori in modo che tutti quanti possano guardare, possano prendere la cartina e guardare attraverso in modo un pochino più rosa. Fuori per il